Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate, dal 12 al 16 febbraio 2024. Riccardo ha tradito Rossella. Lunedì, 12 febbraio 2024. Dopo quanto accaduto durante la cena organizzata da Raffaele, Ornella è ancora alle prese con i suoi nuovi dubbi su Luca De Santis. Il dottore, nonostante la vicinanza di Giulia Poggi, è raggiunto da un nuovo importante vuoto di memoria che lo destabilizza tantissimo. Come prenderà il medico il nuovo avanzamento della sua malattia? Nel frattempo, Serena e Filippo si danno da fare per organizzare al meglio la festa di carnevale per Irene. Purtroppo, anche questa volta, qualcosa finisce per rovinare tutto, turbando all'improvviso l'animo della ragazzina che è sempre più inquieta e instabile. Riccardo attende una risposta da parte di Rossella per quanto riguarda la proposta di trasferirsi in Germania. La data delle nozze si avvicina e la Graziani non fa che pensare alla toccante dichiarazione di Nunzio, certo che la sua amata stia per fare l'errore più grande della sua vita. Martedì, 13 febbraio 2024. Trascorrono i giorni e Riccardo non riesce a smettere di pensare a quanto successo con Virginia durante il convegno milanese. I due si sono baciati, forse? Rossella si prepara a fare una scoperta davvero sconvolgente. Di cosa si tratterà? Raffaele ed Ornella si confrontano dopo quanto successo a Luca. Il medico, affranto, trova un appoggio sempre più profondo ed essenziale in Giulia. Serena e Filippo sono costretti ad annullare la festa di carnevale. Le conseguenze sono terribili. Irene, dopo essersela presa con i suoi genitori, finisce per chiudersi ancora di più in se stessa. Tra Ida e Diego ha luogo un bellissimo riavvicinamento. Flavio Bianchi, dopo l'intervista rilasciata a Michele, cerca di avvicinarsi ai Sartori mascherando però le sue infime intenzioni. Marina si sente a tutti gli effetti la mamma del piccolo Tommaso. La donna non sa che la situazione potrebbe capovolgersi da un momento all'altro. Mercoledì, 14 febbraio 2024. Micaela è sconvolta. Samuel non le ha comprato nessun regalo per San Valentino. Tutto ciò crea inevitabili tensioni nella coppia. Marina e Roberto sono felici più che mai. Sono convinti di aver raggiunto finalmente i propri obiettivi, ovvero quello di crescere il piccolo Tommaso come fosse loro figlio a tutti gli effetti. Tra Ida e Diego, nel giorno della festa degli innamorati, le cose vanno a gonfie vele. I due ragazzi trovano finalmente il coraggio di dare ascolto ai loro sentimenti. Persistono, intanto, i dubbi riguardo al misterioso incontro avvenuto tra Riccardo e Virginia a Milano. Tra i due è forse scoppiata la passione e, quindi, un tradimento? Rossella si accorge che Crovi non è più lo stesso e decide di compiere le dovute indagini. Momenti di tensione per Rosa che è sempre più affranta. Alberto continua ad orbitare attorno a Clara, nella speranza che accetti le sue condizioni. Giovedì, 15 febbraio 2024. Rosa viene messa sempre più sotto pressione da parte di chi dovrebbe farle lasciare al più presto il suo appartamento. Nel frattempo, Filippo e Serena accettano l'invito dell'imprenditore Flavio Bianchi di partecipare ad una importantissima cena. Ma quali saranno le vere intenzioni dell'uomo? Riccardo ammette a se stesso di essere pronto a fare una grande rinuncia pur di rimanere al fianco di Rossella. Ma di quale rinuncia si tratta? Essa riguarderà la proposta lavorativa all'estero oppure l'amore per Virginia? Intanto tra Diego ed Ida scoppia finalmente la passione. I due, temendo la reazione di Roberto e Marina, decidono di mantenere segreta la loro storia. Ci riusciranno? Luca vive tra ansie e amnesie. Ornella mostra tutta la sua vicinanza a Giulia che non smette di infondere conforto nel suo amato. Irene continua a star male. Cosa faranno i suoi genitori per aiutarla concretamente? Venerdì, 16 febbraio 2024. Panico per la giovane Picariello che si ritrova suo malgrado costretta a difendersi dai criminali che la minacciano per farle lasciare casa. Intanto, Clara non fa che essere sempre più spaventata dal modo in cui stanno evolvendo gli eventi. Subito dopo arriva, come un fulmine a ciel sereno, una prima scoperta da parte di Diana sui veri intenti di Flavio Bianchi. L'architetta scoprirà finalmente le vere intenzioni del losco imprenditore?
e cosa farà? Chiuderà immediatamente la relazione o, stando insieme a lui, proverà ad indagare? A Palazzo Palladini si presenta l'occasione perfetta affinché Jimmy e Renato affrontino insieme l'importanza della difesa dell'ambiente da inutili sprechi. Cosa studieranno nonno e nipote per sensibilizzare le persone del quartiere? Roberto e Marina credono di essere finalmente riusciti a mettere a tacere Ida per sempre. In realtà, si sbagliano di grosso. Un posto al sole anticipazioni. Prossime storyline. Il ritorno di Luciana ai cantieri Palladini. Nella puntata di Un posto al sole andata in onda lo scorso 30 gennaio, i telespettatori hanno potuto assistere al ritorno della segretaria Luciana ai cantieri Palladini. Raggiante come non mai per aver dato alla luce, qualche mese fa, un bambino, la donna ha ricevuto gli auguri da parte dei Ferri e si è messa subito al lavoro. In realtà Barbara Mercurio, l'attrice che veste i panni di Luciana, ha avuto per davvero un bebè nella vita reale. E così gli autori sono riusciti a creare un perfetto parallelismo tra finzione e vita reale. Luciana fa parte di quel gruppo di personaggi secondari che il pubblico a casa conosce ed apprezza da tantissimo tempo ma che, per le più svariate motivazioni, vengono poco approfonditi. Spesso, come ad esempio le infermiere Yolanda e Adia, il cameriere Fausto o la cameriera Silvana, tali ruoli fungono solo da supporter ai personaggi principali oppure volti a rendere l'ambiente di lavoro o di vita più realistico. Luciana è presente da diversi anni in quel di Un posto al sole, da quando cioè Serena Cirillo ha lasciato il suo posto ai cantieri. La sua vita privata viene trattata pochissimo. Sappiamo che è una donna molto professionale, ama il suo lavoro. Nutre una profonda stima per Roberto, nonché una profonda predilezione per Marina. Spesso, si è ritrovata in situazioni molto difficili. Nonostante le complessità, è riuscita a mostrarsi sempre all'altezza del suo ruolo. Ferri, pur essendo duro ed esigente, sembra riporre grande fiducia in lei. In passato, Luciana è stata al centro della scena per via della sua simpatia verso l'operaio capo Nicola Iodice. Purtroppo, questa vicenda non ha poi trovato ulteriori sviluppi. Recentemente, è stata rivelata la sua gravidanza, ma non si è parlato però del papà del bambino. E ci chiediamo, dal momento che adesso è ritornata a pieno regime, verrà coinvolta in qualche storyline a grande impatto narrativo? Presto, i Ferri si ritroveranno alle prese con il nuovo villain della serie, ovvero Flavio Bianchi. Suo malgrado, Luciana si ritroverà ad interagire anche con lui? E non dimentichiamoci di Lara Martinelli. Al momento, la donna è fuori dalle scene per via della sua redenzione. Quando e se ritornerà, coinvolgerà anche la segretaria nelle sue vicende? E tutto da scoprire. Un posto al sole anticipazioni. Diana smaschera Flavio. Diana, nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà una primissima scoperta sulle poco nobili intenzioni del suo compagno che la destabilizzeranno un poco. Come ben sapete, la giovane architetta si è legata sentimentalmente al losco imprenditore Flavio Bianchi. L'uomo, nei prossimi appuntamenti trasmessi da Rai 3, proverà a convincere Giulia Poggi a sostenerlo nei suoi piani di riqualificazione del centro storico. Tuttavia, i suoi veri obiettivi saranno ben altri, in quanto non abbracceranno le fasce più deboli della popolazione. Intanto, le tensioni in quartiere aumenteranno sempre più. Rosa, per nulla disposta a lasciare il suo appartamento, riceverà pericolose minacce, mentre Clara sarà sempre più spaventata dalle modalità con cui si stanno svolgendo gli eventi. Tutta la comunità, Michele compreso, proverà ad interrogarsi su Flavio. È un benefattore? O un semplice malavitoso? E qualcuno che agisce esclusivamente per i propri interessi? Intanto, Serena e Filippo accetteranno un invito a cena da parte dell'uomo per discutere d'affari, mentre Saviani proverà a metterli in guardia, sempre più certo del suo lato torbido. Bianchi, però, dal canto suo, saprà come difendersi. Sosterrà di voler riqualificare tutte le zone degradate, offrendo generose buonuscite ai residenti. E parlando in tal modo ai microfoni di Radio Golfo 69, riuscirà abilmente a mascherare i propri intenti crudeli sotto un'apparente aurea di benevolenza. Ma ecco il nuovo colpo di scena. Diana, a breve, smaschererà in parte il fidanzato. E cosa farà? Metterà in allerta qualcuno?
Presto nella faccenda saranno coinvolti anche Marina e Roberto. I due abbracceranno i propositi dell'uomo o tenteranno di ostacolarli? Questa trama è solo agli inizi e già si preannuncia esplosiva, non credete? Un posto al sole anticipazioni. Riccardo e Rossella pronti a convolare a nozze. I primissimi scatti. E adesso passiamo alle nozze di Riccardo e Rossella, previste, non senza turbolenze, per il prossimo 15 marzo. Di recente, la troupe di Un posto al sole è stata avvistata nei pressi della storica chiesa di Sant'Anna dei Lombardi. Il motivo? Gli attori hanno cominciato a girare le primissime scene del matrimonio dei due dottori. Patrizio Rispo, ovvero l'attore che veste i panni di Raffaele Giordano, sui suoi profili social, ha pubblicato un video in cui scherza con Mauro Racanati, alias Riccardo Crovi, spoilerando oltretutto anche l'outfit dello sposo. Di recente, il medico ha incontrato la sua ex moglie Virginia a Milano durante un convegno medico. Tra i due, anche se nulla è stato ancora confermato, si arriverà ad un bacio appassionato. Tutto questo mentre a Napoli, Nunzio dichiarerà a Rossella di amarla e di voler iniziare un nuovo capitolo insieme a lei. Una volta rientrato nella città partenopea, Crovi non riuscirà a rivelare il tradimento alla sua futura moglie. E, intenzionato ad accantonare per sempre il suo amore per la ex consorte, svelerà a Rossella le sue intenzioni, ovvero lasciare l'Italia per trasferirsi in Germania per lavoro insieme a lei. Ovviamente, la Graziani non reagirà bene alla notizia. Tuttavia, deciderà lo stesso di tuffarsi a capofitto nei preparativi delle nozze. Che, si svolgeranno per davvero? Dai primissimi scatti rubati dal set, sembrerebbe di sì. Resta da capire se i due promessi sposi risolveranno veramente tutti i loro problemi entro la data prevista per il fatidico, sì, e se avranno il coraggio di confessare ciò che è accaduto con i loro rispettivi amanti, ed ovvero Virginia e Nunzio. Non rimane che attendere i prossimi giorni per capire se verranno rivelati maggiori dettagli. Quel che è certo è che la Graziani, nelle puntate di metà febbraio 24, farà una scoperta sconvolgente, mentre Riccardo sarà pronto a fare una grande rinuncia. Lavorativa o amorosa, vedremo. Un posto al sole anticipazioni ed interviste. Parla l'attore Luigi Miele. Svelato il futuro di Damiano Renda, potrebbe rischiare il carcere. Il successo della soap di Rai 3 non conosce battute d'arresto. Tutto merito dei suoi protagonisti e delle vicende in cui vengono quotidianamente coinvolti, che rispecchiano molto la realtà. Di recente, Viola ha lasciato il marito Eugenio per iniziare una nuova vita con il poliziotto Damiano Renda, impersonato da Luigi Miele. In una recente intervista, l'attore si è dilungato a parlare del futuro del suo personaggio, spiegando che, esattamente come Rosa ed Edoardo, il suo ruolo ha un background che lo rende molto interessante agli occhi del pubblico. Ad oggi, di Damiano si sanno ancora pochissime cose. Miele si augura che, prima o poi, gli autori puntino ad analizzare anche i rapporti con la sua famiglia d'origine, in modo da rendere ancor più centrale il suo personaggio. Ciò arricchirebbe anche la trama di nuovi ruoli. Quanto alla storia d'amore con la Bruni, l'attore non ha potuto fornire spoiler per motivi di riservatezza. Ha, però, precisato che presto ci saranno delle novità interessanti. Se Nicotera sembra aver trovato la sua serenità accanto a Lucia, non si può dire lo stesso di Viola. Contro ogni pronostico, pur essendo molto legata alla gente, la professoressa non conduce affatto una esistenza tranquilla. Il piccolo Antonio, infatti, non accetta la sua nuova relazione e, di recente, ci sono stati grossi problemi di comunicazione. Presto, però, le cose si sistemeranno. Luigi definisce Damiano come un personaggio un po' fuori dai canoni del classico poliziotto. Sa farsi valere, è molto preparato, tira fuori la forza, la tenacia ma, nel contempo, nasconde dentro di sé tenerezza e fragilità senza eguali. E ci chiediamo, prima o poi conosceremo più da vicino anche i suoi genitori e la sua famiglia in generale? Miele se lo augura tantissimo. Al momento, Un posto al sole sta catalizzando la nostra attenzione sulla storyline dell'adozione illegale di Tommy e sull'imminente matrimonio di Rossella e Riccardo. Come lasciano trasparire alcuni rumors, presto questi filoni narrativi troveranno la loro naturale risoluzione. Alcune puntate fa, è spuntato un nuovo Dark Man in quel di Napoli, ed ovvero Flavio Bianchi.
Dal momento che Super Franco si trova ancora in Sicilia, toccherà a Damiano occuparsene? Crediamo proprio di sì. E se sì, di quali armi si servirà il nuovo villain per combatterlo? Ricordiamoci che Renda, prima di Capodanno, si è macchiato di un crimine, in quanto ha ucciso Pasquale, uno degli scagnozzi di Edoardo. Ciò ha permesso al giovane boss di ricattarlo. Sabbiese, infatti, ha nascosto il cadavere del giovane. In cambio, ha preteso la sua collaborazione. Successivamente, è stato svelato che il poliziotto ha finto di accettare l'accordo, lavorando in realtà sotto copertura per la polizia. Nonostante questo, non è stato detto più nulla riguardo a Pasquale. Sembra quasi che tutti se ne siano dimenticati. Prima o poi qualcuno si metterà sulle sue tracce pretendendo giustizia. Se ciò ci verificasse, Sabbiese e Damiano finirebbero nei guai. E ci chiediamo, Flavio si servirà di tale omicidio per colpire il poliziotto? Al momento si tratta solo di supposizioni che, se suffragate da ulteriori indizi e dati, contribuirebbero a rendere